Buon pomeriggio e buona giornata e buona settimana a voi tutti, cari amici fan. Bene, dopo il contributo del college sulla Royal Rumble e soprattutto, e ci tengo a ribadire soprattutto, con il video tributo ricordo di un grande uomo di sport e della vita, sia dentro che fuori dal campo per lo sport. Parliamo di Kobe Bryant, che purtroppo all'età di soli 41 anni ci ha lasciato, la tragedia in California, e insomma, io sono davvero molto rammaricato e triste, perché sicuramente non l'ho conosciuto perché vivo qui a una distanza abissale dall'America, o magari non sono stato in zone d'Italia in cui lui è stato presente. Ma me lo sento molto vicino perché veramente, poi avendo praticato io il basket e ora come mi stavo esprimendo prima il basket, quindi insomma, Kobe Bryant è stato e sarà sempre un grande di tutto il mondo sportivo e non. Ciao Kobe, grazie per tutto. E purtroppo concludo su Kobe Bryant che l'esito delle vittime è al momento a 9, credo, ma c'è anche sua figlia di soli 13 anni. Quindi che il Signore possa accogliere sua figlia e Kobe nel migliore dei modi. Bene, ora cercherò di commentare in maniera più soft, diciamo, senza andare più in molti dettagli la Royal Rumble 2020. E ricordo che la federazione comunque ha omaggiato Kobe Bryant perché, insomma, in America, se in America è conosciuto tantissimo, ma anche qui in Italia abbiamo un legame molto stretto con lui. Perché anche a noi italiani era, insomma, era uno strano, era anche uno strano italiano. Beh, allora, parlando della Royal Rumble, partiamo dal pre-show, che però guarderò in un secondo momento in maniera integrale. Pre-show non l'ho visto, però per cronaca diciamo che Sheamus, come avevo già preannunciato nei miei pronostici, ha avuto la meglio su Chad Gable, Shorty Gable, come vogliamo chiamarlo, in 12 minuti e 35 secondi. Il secondo e ultimo match del pre-show, Andrade con Zelina Vega, battuto Humberto Carrillo, match 1 contro 1, valido per il titolo degli Stati Uniti in 14 minuti e 20. Lo show principale si è aperto con Roman Reigns che ha battuto King Corbin. Io dico però che questo False Count Anywhere Match, questa tipologia di match ha dei pro ma anche dei contro. E sì, è vero che diciamo parecchia gente, visto che gli atleti si sono spostati in tante aree dell'arena, o per meglio dire allo stadio, hanno dato molto spettacolo. Tante pause ovviamente per prendere un po' di respiro per i due protagonisti, le intromissioni degli Usos da una parte, di Ziggler e di Robert Roode, Bobby Roode come vogliamo dirlo. Comunque anche qui ci ho preso la vittoria di Roman Reigns in 21 minuti e 20 secondi, anche quella di prima di Andrade, anche per la Royal Rumble, per un pizzico proprio ci ho sbagliato perché Charlotte Flair, la regina, ha eliminato per ultima Shayna Baszler e ora bisognerà capire Charlotte chi vorrà sfidare, se l'attuale campionessa di femminile di SmackDown o di Raw, però devo fare tanti complimenti a Bianca Belair che si è ritagliata un ruolo importantissimo nella rissa reale femminile.
Ricordo che Bianca Belair sarà impegnata in NXT TakeOver Portland, mi pare subito dopo la metà di febbraio. Poi, qui veniamo alla nota un po' dolente. Allora, Bayley ha battuto Lacey Evans e ho sbagliato il pronostico, ha mantenuto il titolo femminile di SmackDown in 9 minuti e 20 secondi. Ma non riesco a metabolizzare il nuovo personaggio di Bill, non mi piace, non è nelle mie corde, non pizzica le mie corde. Ah, la lista reale femminile durata 54 minuti e 20 secondi. The Fiend Bray Wyatt ha battuto Daniel Bryan in uno strap match, ha mantenuto il suo titolo universale in 17 minuti e 35 secondi. E qui finalmente, insomma, hanno combattuto con le luci chiare, non con quelle orrende lu luci rosse da film thriller horror. Insomma, Brian ha fatto il suo e dobbiamo dire che The Fiend a questo punto si dovrà cercare uno, cioè qualcun altro si dovrà fare avanti per sfidare Daniel Bra scusate, Bray Wyatt. E quindi, insomma, stiamo a vedere nelle puntate imminenti di Raw e di SmackDown. Poi Becky Lynch ha battuto Asuka con l'assistenza di Kairi Sane, solo ovviamente attraverso la sua sottomissione. Allora, sì, torno un attimo indietro. Match di The Fiend contro Bryan, 17 minuti 35 secondi. Becky Lynch. Beh, insomma, Asuka è un avversario che comunque mette in luce le sue potenzialità, quindi ne è venuta fuori sicuramente un incontro migliore rispetto a Bayley contro Lacey Evans, sicuramente per quanto riguarda il minutaggio, e poi e infine la Royal Rumble maschile, che ha visto vincere, come avevo del resto pronosticato, lo scozzese gonnellino Drew McIntyre, che niente poco di meno ha eliminato quello che al 99% sarà il suo avversario a WrestleMania, ovvero Brock Lesnar. Roman Reigns, che insomma, nonostante il suo egregio match contro King Corbin, ha saputo mantenere una certa linea anche nella rissa reale, che è durata 1 ora e 50 secondi. Vabbè, ma si sa, la rissa reale maschile dura sempre un'oretta. Allora, che possiamo dire per quanto riguarda nello specifico della rissa femminile? Qui abbiamo le statistiche. Ecco, per esempio, Alexa Bliss, che è entrata per prima, è rimasta sul ring per 26 minuti e 34 secondi, eliminato 3 persone. Bianca Belair, che mi è piaciuta molto, è stata per ben 33 minuti e 20 secondi eliminato 8 persone. Charlotte invece è stata per 26 minuti e 19 secondi eliminato 4 atlete. Poi Shayna Baszler è stata per 4 minuti e 27 secondi eliminato 8 persone. E poi, questo lo devo dire, il nostro caro, diciamo, non è italiano, ma origine, diciamo così, alla lontana, Santino Marella, diciamo travestito da Santina Marella, è entrato con il numero 29, è stato 1 minuto e 1 secondo nel ring, non ha eliminato nessuno, insomma. Quindi, andando a rivedere, dovrebbe essere Bianca Belair colei che è stata di più nel ring. Mi pare proprio di sì, che quindi, insomma, è una bella cosa, perché è un'atleta di NXT e quindi merita, Bianca Belair merita.
Poi Brock Lesnar ha eliminato 13 persone, è entrato per primo, è stato per 26 minuti e 24 secondi nel ring. Vediamo, Drew McIntyre è stato per 34 minuti e 11 secondi, ha eliminato 6 persone. Edge è stato per 23 minuti e 43 secondi, ha eliminato 3 persone. Roman Reigns, per esempio, è stato per 16 minuti e un secondo, ha eliminato due persone. Quindi, Keith Lee, sia pure è stato per proprio poco nel ring, 3 minuti e 32 secondi. Però, insomma, comunque, in definitiva, che posso dire? Che a questo punto, dopo questo pay-per-view, si apre davvero la strada verso WrestleMania, la Road to WrestleMania, che è arrivata all'edizione numero 36, se non vado errato. Quindi, insomma, ormai sono passate tante annate che si svolge questo showcase degli immortali, altrettanto anche la Royal Rumble. La Royal Rumble quest'anno ha fatto 33 anni. E io do un voto all'evento 6 più, quasi 6 e mezzo, però insomma, ora la curiosità e soprattutto l'impegno di noi appassionati a seguire, cioè non solo in questo periodo, come anche in tutti i mesi, le puntate di tutto, di Raw, di SmackDown, di NXT. Sull'ottato sono stato contento, che poi, diciamo, cari amici del resto, non ci possono deludere al primo evento speciale di gennaio dei roster principali, che, se non vado errato, è secondo solo a WrestleMania come importanza. Quindi, che poi del resto Royal Rumble, poi dei più importanti viene proprio WrestleMania. E poi si sa, poi dopo, verso la fine dell'estate, SummerSlam, e poi a novembre Survivor Series. Ci sarebbe anche Money in the Bank, che però non sappiamo fino a quando, cioè, sì, potrebbe essere considerato uno dei grandi pay-per-view. Comunque, bene, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Di nuovo, grazie Kobe Bryant per tutto quello che hai fatto per tutti noi, per le tue gesta memorabili che hai mostrato nel basket e anche fuori dal basket. Grazie, Kobe. Ciao, grandissimo eroe.